Buongiorno, un caro saluto da Palazzo San Domenico, sede dell'amministrazione comunale di Modica. Quando mi vedrete e ascolterete questo breve messaggio, io sarò già a Catania in rappresentanza del comune di Modica per siglare un importante protocollo tra le città tardo-barocco del Val di Noto, quindi tra quelle città come Modica, riconosciute dall'UNESCO di grande interesse storico, artistico e culturale. Ringrazio il preside Sergio Carrubba, dirigente del Liceo Galilei Campailla, per avermi invitata a questo incontro. Ringrazio le insegnanti coinvolte in questo progetto, i collaboratori esterni, tutti gli alunni e ringrazio, consentitemi, in particolar modo il professor Orazio Parisotto, che vorrei definire come la preziosa guida che ci conduce verso questo nuovo umanesimo, semplicemente con l'applicazione di quelli che sono i dettami della nostra Costituzione. E lo ringrazio per la sua visione positiva che soprattutto, devo dire, si evidenzia in questo momento, diciamo, in cui un po' aleggia un sentimento di negatività. E quindi ringrazio il professore per la sua presenza e per la sua costante collaborazione a questo progetto modicano che guarda verso l'Europa. E il mio non è soltanto un saluto, un ringraziamento, ma anche una maniera per attestare questa collaborazione, questa rete che c'è tra il mondo della scuola e l'amministrazione comunale, che voglio vedere come un'applicazione dell'articolo 8 della legge 92 del 2019, questo importante atto legislativo che introduce l'insegnamento trasversale dell'educazione civica per la formazione degli alunni affinché diventino, con la speranza che siano i cittadini virtuosi del domani, che siano i protagonisti della ricostruzione. E questo lo possono diventare soltanto se già dai banchi di scuola li si prende per mano, si organizzano incontri come questi per guidarli all'interno della Costituzione italiana. Ne approfitto anche per invitarvi a venirci a trovare qui a Palazzo San Domenico e conoscere dal vivo come si muove la macchina organizzativa della città in cui vivete. Sempre questo in applicazione dell'articolo 8 della preziosa, direi, legge 92 del 2019. Vi auguro buon proseguimento dei lavori e al mio rientro, appunto, andrò a vedere i vostri lavori che sapientemente dalle vostre insegnanti vengono messi in archivio in modo tale che ognuno di questi incontri rimanga conservato e che in qualsiasi momento possiamo attingere per continuare ad imparare. Grazie e buon lavoro.